Ciao a tutti cetriolini, sono tornati in questo nuovo video. Io sono Ale Cetriolo in compagnia di una persona molto speciale, ovvero mio nonno. Io mi chiamo Luigi Di Natale, ho pochi anni, pochi proprio, sono abbastanza giovane. Oggi cosa facciamo insieme a mio nonno? Un video un po' speciale, tra virgolette, almeno per me. Faremo dei biscotti totalmente da zero perché noi non li abbiamo mai fatti, siamo un po' scarsetti in cucina. Però sono dettagli. Sì, Noi ok. perlomeno ci proviamo. Certo. Intanto vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Qui si vede la mia mano, ciao. Abbiamo 250 grammi di farina. 00, non so esattamente tipo cosa sia, credo sia farina più pura. Ah, Più raffinato. ecco, ok. Qua Un 100 cucchiaino. grammi di zucchero, Sì. del burro che dovranno essere quanti grammi? Mi sembra tipo, ah sì, 50 grammi di burro e quindi dovrò tagliarne un po' il setaccio della pasta che diventerà per la farina. E qua abbiamo un mattarello. E Lungo non e so. bello. Ah sì, poi dove sono qua? C'è lo zucchero a velo, credo che lo si metterà come decoro. Ed infine il lievito. Non so quanto, dovrei leggerlo. Ah, ovviamente Importante, man mano leggiamo la ricetta, se no facciamo. importante è non dimenticarci le uova. Ah, giusto. Di qua da questa parte possiamo notare le uova. Una già sgusciata. Infine il limone. Perché, boh, dovremmo mettere della scorza da quel che ho Dobbiamo capito. grattare la scorza. Allora, come Dobbiamo. prima operazione c'è da prendere la farina, versarla in una ciotola. Però pian piano, giusto? Piano piano, insieme a zucchero, quindi versare la farina con lo Se non zucchero. scende. Se non scende, aspetta, non avere fretta, per setacciare si fa così. Dobbiamo Ah, ok. Come fosse zucchero a setacciare, velo. esatto. Dobbiamo però insieme alla farina, insieme allo zucchero. Versa un po' di zucchero, non so come Ah, facciamo. però è vero, io ho messo i pezzetti. Non so come facciamo a setacciarlo, ma Capita. capita. Versiamo lo zucchero, poi dopo vedremo un attimo di setacciare quello che rimane. Versare altra farina. Setacciamo. Il bello è che mio nonno parla come se fosse un professionista. Setacciare. Adesso, No, dopo non aver veniva. fatto, ci va Lascia. anche uno pizzico di sale, eh? Ah, giusto. Un pizzico cosa vuol dire? Cioè, Pizzico, tipo. pizzico, tu quando pizzichi così, pizzichi. Prendi il pizzico di sale, così, e si fa. Si è messo il pizzico di Senso sale. ha mettere il sale con lo zucchero? Non lo so. Va bene. Non lo so, però c'è scritto che bisogna farlo. Poi ci va il lievito. Il lievito. Io ho paura che qualcuno che sa fare i biscotti nei commenti mi dica che stiamo sbagliando Ci va tutto. lì. Adesso dobbiamo grattugiare la scorza di limone e Sì. mettere. Cos'era lì? Lievito. E ma quanta scorza? Ah, A occhio. beh, io proprio di No, occhio. così, così, si sono proprio pezzi. Tu devi girare qua Ah, adesso. ok. Bravo, così. Vai, vai tranquillo, vai, 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 vai. Quando arriva Ma lui. rimane qui. No, No, tu poi dai un colpo e va giù. allora, aspetta. Ok, non si dovrebbe vedere. Ok. Ecco che sta facendo un'operazione, ma un'operazione difficile. Ma perché mi parlai con sta voce da esperto? Sta grattando oltre alla buccia del limone anche le unghie. Va bene, bravo, bravo, così va bene. Continua a grattugiare. Ma quanto? Quanto basta? E ho capito cosa vuol dire quanto basta! Te lo dico io quando basta. Va bene.
Ancora un po', vai. Perché il contatto limone e rutino è assicurato. Va bene. Mi dissocio. Le uno. Ok, allora abbiamo messo il limone. Sì. Non so se va bene o meno. Boh. Adesso dobbiamo prendere un cucchiaino di lievito. Il limone deve essere non trattato, Che so se è trattato o meno, cioè non lo faccio il limone. No, ma avrai comprato i limoni non trattati. Questo è un cucchiaino? Sì, è un cucchiaio abbastanza. Vabbè. Boh, ma è farina? No, quello è il lievito. Ma il lievito... è simile alla farina. Ok. Con delle cose da fare che mi aspettavo. Allora, dobbiamo mettere il tuorlo dell'uovo. Sì, tuorlo dell'uovo. L'albuno. L'aspetta, sì. Sì, aspetta. Qua abbiamo l'uovo. Un tuorlo dell'uovo, ovvero un uovo e un tuorlo dell'uovo. Ok, qua c'è l'albume. Rosso. L'albume. Metti prima il rosso. Paura. Cosa paura? Ok, l'ho preso. Gli fai la buchetta. Metti il rosso. Sotterro. Vado. Vai. Esplode. Benissimo. Vedo che lei ha un polso sicuro. No. Poi metti il tuorlo, cioè l'albume, metti l'albume, questo attorno. Lo giriamo o non lo giriamo? Non lo so. Tu metti, aspetta, lo giriamo un pochino, tanto per far girare un po', gira, metti il tuorlo. Vado. Vai, perfetto, giriamo. Come fai a sapere che è perfetto? Perché comincia a vedersi proprio... Niente. L'umido... Non sai neanche tu cosa stai dicendo. Io devo finire di girare sta roba poltigliosa, molto brutta da vedere. Prima, cioè dopo, devo tagliare il burro in quattro parti perché ne servono 50 grammi e questo è da 200. 50 grammi. Intanto salutiamo il topolino qui, grazie. Dopodiché dobbiamo... Se ho capito bene, sciogliere il burro e poi immergerlo in acqua a bagnomaria. Ma non è colpa mia se Maria si fa male. Acqua calda, ci va qui. Bagnomaria vuol dire che c'è l'acqua calda. Vabbè, ma io, cioè, scusa, il bagno l'ho già fatto ieri. Ma non era Maria. Vabbè, mica lo faccio con gente che non conosco. Scusami. Allora, in questo momento siamo in questa situazione. Abbiamo messo la farina... burro liquido, stiamo cercando zucchero, scorza di limone, fruttosio, stiamo girando lievito, sto girando nella speranza che da questa poltiglia escano dei biscotti, credo, spero, le speranze sono quel che sono. Se mai mettiamo due cucchiai di acqua. L'impasto, boh, sì, non so. Ma bisogna girarlo anche a mano. Ma fa... L'hai voluto fare il biscotto? Aspetta, ma seriamente devo farlo a mano. Lavati le mani. Non già lavate prima. Allora comincia a mescolare a mano. Ho un po' di paura. Che fa un po' schifo, ma però non si dice. Ma non si mettono neanche le mani. Ah, ho paura. Avanti. Cioè. Io ci provo. Tu vai. Questo è rassicurante. È rassicurante, ragazzi. Pensare che qualcuno dovrà mangiare questi biscotti. Sta roba. È un pasticcio. Arrivati a questo punto, l'impasto è diventato addirittura piacevole da toccare. Questo dovrebbe essere un biscotto del futuro. Piaccichellato. Mm. Questa è la teglia da mettere dentro il forno che attualmente si sta riscaldando e sta facendo questo rumore. Preoccupante. Vabbè, provo a fare un altro biscotto. Così. Con questa robetta. Con questa tecnica. Allora, non credo che verranno a dimensioni tutte uguali dei biscotti, ecco.
Questo è un biscotto. So che non può sembrare, ma è un biscotto, però sì. Mi sembra un biscotto. Sì. Proprio un biscotto. Sì. Stavo sbagliando tecnica, dovevo mettere della farina qua sopra e sta palla qui e stenderla con il mattarello. Col mattarello. Come si usa il mattarello? Il mattarello si usa come qualsiasi mattarello. Così. Questo è il mattarello utilizzato da un libero professionista. Perché devi parlare questo accento? No, mi fai cadere il treppiedi. Il treppiedi è andato a finire dentro il ciotolo. Tutto stato anche io così. Ok, siamo arrivati a questo punto. Stiamo provando a fare le formine con dei bicchieri. Ed effettivamente è molto più utile che farle così a mano, che vengono un po' tristi. Ecco. Adesso proviamo a... Aspetta, formina anch'io. A vedere. Non troppo vicino all'altra formina. Ecco. Un pochino più vicino, no? Troppo distante. Deciditi! Sì, fai così. Beh. Si ruota, no? Si ruota leggermente, perché questa rotazione aiuta a... A niente. Perfetto. Poi vai avanti e fai tutte le formine del caso. Ah, ok. Ho fatto tutte le formine, stiamo prendendo man mano ed effettivamente c'è giusto una leggera differenza tra questa. Queste qua sono nuvole. Ecco, sì. Queste sono palle di sole. Ma perché? Siamo arrivati a questa conclusione con questi biscotti. Questi tre malandati più questi qua che tra poco vanno infilati qua dentro. In forno a 80 gradi, sì, e cuocere per 12 minuti. 100. Fino a quando la superficie risulta leggermente dorata. Sì, perché ovviamente io metto l'argento al posto... Vabbè. Sembra che sia un po' troppo vicino. O cosa dici? Importante credere in se stessi. Io credo. Dolcemente. Dolcemente è un altro paio di maniche, però. Lo posizioniamo. Io mi chiedo che se con tutti questi rumori si sente almeno la mia voce. Abbiamo uno staff un po' discreto. Inconveniente tecnico, ha preso fuoco la carta da forno. Prendevano fuoco i biscotti, almeno faceva più visual. Aspetta, sta incornato i biscotti, almeno credo. Questi minuti che devo aspettare che i biscotti si cuociano, vi intrattengo facendo un balletto motivazionale che mi darà la carica per mangiare questi biscotti che non mi ispirano, ma sono dettagli. Un balletto motivazionale. Stiamo un attimo vedendo la situazione. Questi qua di sopra sembrano cotti, quelli di sotto un po' più chiari. Quindi povero treppiede da un centesimo, è stato tutto infarinato, ma i biscotti, questi qua li abbiamo tirati fuori e dobbiamo aspettare che si raffreddino, poi mettiamo lo zucchero a velo e poi li assaggiamo e vediamo se sono buoni o meno, ma sinceramente pensavo peggio, quindi cioè pensavo non venissero così, è già qualcosa. Con grande soddisfazione in questa posa di eterno onore posso mettere lo zucchero a velo sui biscotti, non so quanto ma lo metto. Una spolverata, bravissimo. Lei ha proprio il polso del professionista. Sì, proprio. Ah, aspetta, devi fare una cosa. No, questa è una tacchinata. È una spolverata. Devo metterla ancora? Sì. No, basta. Metto di qua? Di qua, sì. Bravissimo, questo è il polso del professionista, non del tacchino. Il professionista potrà sbagliare, no? Va bene, basta così. Questo piano del biscotto dorato, cosa da restare incantato. E
Ecco, basta, è troppo primo piano. Boh, direi di provare a assaggiarlo. Non lo so, io è caldo ancora. Cosa questo assaggio? Qua? No. Più o meno, no. Si può mangiare. Ecco che il cuoco junior si appresta ad assaggiare l'opera d'arte, il biscotto salvavita. Quando hai finito di dire tutte queste parole, ci sono. Mi sembra che il primo dente sia saltato. Non pensavo, ma non male. Anzi, l'unica cosa è che sono un po' duretti, ma del resto sono buoni. Non si può dare questi biscotti agli anziani. Ma non me l'aspettavo, seriamente. Vedi? Esteticamente fanno un po' schifetto, però di gusto sono buoni. Direi dai, che... Dai, assaggia tu. Esteticamente. Anche all'anziano gli viene dato il biscottino. Cosa ne pensi? Quindi? Direi che è buono. Potrei dire che possiamo piazzarli sul mercato. I Brutz e Boom. Ma perché Brutz e Boom? Perché sono brutti e sono buoni. Dobbiamo farli assaggiare papà. Il latte. Più o meno. C'è di meglio. Cioè non è male. Ma li preferisco mangiare così. Cedere all'assaggio? Sì, è il tuo momento. Grazie. Prendiamo questo che c'è. Ma per me lo zucchero quello è stato sparso un po' così. È perché lui polverizza non sa cosa. Allora, ognuno polverizza a suo modo, ok? Assaggio e basta. Sì, ma il fatto che c'è più fuori dalla risposta che e no. Mettilo sopra che te devo dire. Polverizzare e quello è tacchinare. Addirittura. Guarda che sono dolci. Vabbè. Con la mascherina al collo. Croccante. Sì. Che ad alcuni può piacere, ad altri no. Ma a me più o meno. Preferisco più morbido. Buono. Gustoso, buono. E unisce. Questa è una cooperativa. Ma è vero che non c'è, cioè, tipo li guardi e non ti viene da dire che sono buoni. Meglio tante morale. Buono, invece so. E il braccio. Un ottimo biscotto. Quanto, non me l'aspettavo. Quanto li facciamo pagare? Sono più buoni di quelli che effettivamente l'aspetto lascerebbe pensare, però. Perché c'è anche il brutto e buono, eh. Quello brutto. Se stiano abbastanza biscottati si vede, anche dall'aspetto esterno. Però ah, questo qua ha avuto un piccolo incidente di percorso e questi qua sono diventati gemelli. Veramente buoni, ne approfitto e ne mangio un altro. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e... La morale di questo video è che a Natale si sta bene assieme ai propri parenti per fare cose diverse dal solito, anche se in quest'anno non si potrà, almeno credo. Di tu qualcosa perché... Altra sottomorale è che oltre a essere più buoni si possono fare anche cose buone come questi biscotti. Ciao a tutti e buon Natale. Ok, bella chiusura, mi piace.